Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sì, questa è una bici elettrica e finalmente è tutta mia. Intense Taser, la nuova Intense elettrica, 27,5 dietro, 29 davanti, motore Shimano AP8, il modello nuovo, con batteria da 500 ma super divertente. Peso ridotto, dicono intorno ai 21 kg, io non l'ho ancora pesata perché mi ci sto divertendo un casino. Vi faccio vedere un po' come la sto provando. Abbiamo fatto dei sentieri molto ripidi e tecnici in salita, davvero tosti, da trial quasi. E poi andremo a fare un sentiero super divertente, in discesa, molto flow, con tanti salti, e vedremo un po' come se la cava, come distribuzione dei pesi, eccetera eccetera. Vediamo se sentirà il peso di un e-bike oppure se è guidabile come tutte le altre Intense, quindi da paura. Detto questo, prima di continuare mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, supportatemi e buona continuazione. La cosa più difficile, specialmente in questi sentieri un po' sdrucciolevoli, è trovare il giusto bilanciamento tra grip al posteriore e potenza sui pedali per salire. Proviamo anche i salti al contrario. Oh yes! Qua c'è quasi del trial, della tecnica trial per salire. Si dà colpo di pedale forte in boost, si alza tanto all'anteriore e si passa sopra picchiando con la ruota posteriore sul tronco, sull'ostacolo. Che figata, che divertimento. Siamo quasi arrivati in cima. Questi sono i primi due salti. Uno sbonk qua. Bop.
Questa Shimano tira su da paura, ha una bella spinta. Si tratta secondo me di trovare solo niente. Trovare solo di trovare solo Pinci. Comunque dicevo prima di incontrare Pinci in cima al sentiero che secondo me questo motorino Shimano nuovo spinge un bel po'. Dicevo che l'unica cosa è forse trovare la giusta cadenza dove ti dà il massimo della potenza. Però trovata quella, che mi ci è voluto un paio di uscite, lo trovo davvero davvero divertente e anche bello pieno. Tanta roba. E in più con la batteria da 500 si fanno un sacco di chilometri. Io lo uso quasi sempre in boost, qualche volta in trail. Mi è capitato di fare un giro a Sestri Levante di 63 km e avere ancora due tacche di batteria. Tanta tanta roba, perché la bici è bella leggera. Beh, che dire, anch'io volevo un'e-bike ed eccola qua, Intense Taser, fantastica. Nel trail che abbiamo fatto le sensazioni sono state davvero fighissime, perché il motore così in basso, la batteria così indietro rendono tutto il baricentro molto molto in basso, indietro e stabile, il che si traduce in una facilità estrema a buttarla giù nelle sponde. I salti vengono benissimo perché la bici è super ben bilanciata. Davvero, mi sono divertito un casino e non vedo l'ora di provarla anche in altri trail, in altri percorsi. La 29 davanti e 27,5 dietro danno una sensazione fighissima, anche in salita. Secondo me il 27,5 dietro con una gobba un po' più cicciottella aiuta. E davvero, sono felicissimo di questa bici, non vedo l'ora di usarla ancora. Iscriviti al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Qua,